Uno per tutti, abbiamo firmato un contratto tutti insieme, uno per tutti qui a X Factor. Il punto che lo faccio è lo stile improvvisato, io vado avanti col microfono che non è un gelato, ed è per questo c'ho la rima perfetta, tu hai il microfono gelato ma qualcuno lo lei. Forse non è ancora maturo X Factor come talent per avere un vero artista hip hop a parte i giurati. No, non è che non è maturo X Factor, non è maturo il pubblico televisivo, il pubblico generalista soprattutto, non è abituato a un frontman. Sai, io X Factor lo vedo molto come un talent molto basato sulla musica e quindi è difficile che arrivi il rapper, teen idol che sdogani la cosa, devi avere delle fondamenta musicali forti. In questo momento il genere, quello che noto io col pubblico, poi insomma non sono verità assolute, però noto che il rap viene visto ancora come un genere alla moda, un genere... più un brand che un genere, e quindi non gli viene data la dignità che si merita. Come sono state le audition rispetto all'anno scorso? Cioè il livello dei ragazzi che hai visto, anche quelli che non sono passati? Veramente lo so che la macchina di Sky che fa il ciu ciu. Il livello è più alto quest'anno, più credibile, più giovane, c'è tanta competizione, ma io non sto parlando della gara dentro di X Factor, io sto parlando della gara televisiva in questo genere, questa sorta di programma. Won't get mine, won't take mine, I can see the bricks, so if I lie down, would I lie, would I lie, would I lie, don't I do my face. Senti, tu ormai sei un veterano, sei al terzo anno, sei il giudice più vecchio. È abbastanza incredibile di essere spiegato come un veterano dopo tre anni. Questo è il problema, e anche un po' della televisione, perché tu puoi fare musica per 25 anni se giovane, puoi fare opera per 35 anni se giovane, fai televisione per 3 anni sei stagionato. Io sono il stagionato di X Factor.